Ciao a tutti amici di Travel Guru, oggi siamo all'Everglade. Florida. Avete presente quei posti pazzeschi che si vedono nei film americani dove ci sono i mangrovietti, le paludi, tutte queste cose? Gli alligatori. Insetti. In realtà qui ci sono anche degli orsi, dicono di fare attenzione. Sì. Orsi, puma, alligatori. Insomma, tutti animali. Un po' di tutto. Siamo nella zona delle Everglades, che comprende queste zone paludose e sono suddivise in vari parchi naturali, e noi oggi siamo alla Big Cypress Preserve. Stiamo per fare un percorso su passerelle per vedere qualche animale. Posto a dir poco spettacolare, un po' immersivo nella natura, un paradiso terrestre. Interessante, si chiama Strangler Fig, è una pianta che si attorciglia attorno al tronco di un altro albero e lo uccide succhiandogli il nutrimento. Guardate come va su, e cioè poi cresce, la stronza, guarda come cresce. Dietro di noi inizia il Loop Trail da percorrere in auto, 24 miglia nella Big Cypress Reserve. E ci sono diversi punti in cui fermarsi, guardare, fare escursioni. È una strada sterrata, ma si percorre anche con una macchina sfigatissima come quella che abbiamo affittato noi. Sfigatissima Hyundai, però qui i prezzi delle auto sono folli, folli. Quindi per affittare questa già abbiamo pagato una cifra allucinante. La prima tappa del loop, della loop road, si chiama Gator Hook ed è questo percorso che si fa dentro la palude, in parte all'asciutto, in parte al bagnato. Noi ne facciamo un pezzettino perché noi poi la parte al bagnato ce l'abbiamo prenotata per oggi. Il tratto che si riesce a fare è veramente molto breve, perché poi bisogna avere degli stivali o delle scarpe impermeabili o la voglia di mettere i piedi a mollo. Però è veramente molto veloce, ci sono dei paesaggi da paura, veramente da paura. Ci stiamo per imbarcare in una grande avventura, andiamo a cioccare direttamente dentro le paludi per vedere le cose dal vivo con una guida fantastica. Posto pazzesco, tra l'altro stiamo scoprendo delle cose interessantissime, ossia che ci sono un sacco di piante con proprietà medicinali che crescono qui nella palude e anche piante carnivore galleggianti. Noi siamo qui, l'alligatore là. Questo simpatico ragnetto mangia i pesci, mica cazzi. Biodiversità incredibile, tantissima vegetazione, tantissimi animali.
pedalando in un tratto di parco dove ci sembrava non ci fosse assolutamente nulla, improvvisamente un alligatore ha cacciato un pitone proprio a 2 metri da dove eravamo noi. Una cosa incredibile. Poi l'ha preso, l'ha sbattacchiato di qua e di là con la testa, se l'è ingoiato per metà, l'altra metà l'ha lasciata fuori. Poi probabilmente ci metterà tipo 3-4 ore a ingoiarsi tutto il resto, perché era un pitone, sarà stato 3-4 metri. È stata davvero un'emozione, davvero un'emozione. Tra l'altro penso che sia una cosa rara, proprio di fianco a dove passavamo noi con la bici, vedere questa cosa. Un'altra delle cose da fare tipica all'Everglades sono le gite con queste specie di barche. Airboat. Noi ovviamente siamo amici della natura, chiunque è amico della natura queste cose non le fa perché fanno un rumore e danno un fastidio incredibile agli animali. Tenete conto che col drone non si può volare per non dar fastidio agli uccelli e poi fanno girare ste robe che fanno rumore di un aereo, una roba pazzesca. Quindi noi ve lo sconsigliamo. Andate a piedi nella palude che è più eco-friendly e più immersivo. E dalle Everglades è tutto, vi salutiamo alla prossima puntata. Ciao!